Le immagini impressionanti pubblicate questo pomeriggio sul proprio profilo Facebook da un abitante del luogo mostrano lo smottamento che oggi, intorno alle 16:20, è sceso nella frazione di Molina, comune di Val di Dentro. Siamo ben più sopra, in linea d'aria, del condominio denominato Pini di Curvalta, luogo già interessato pochi anni fa da un altro evento, analogo ma ben più violento, rispetto a quello di oggi. Sul posto sono immediatamente giunte le forze dell'ordine, i vigili del fuoco di Val di Sotto, il personale dell'ANAS, il sindaco di Val di Dentro, Massimiliano Trabucchi, ed il vice sindaco di Bormio, Oscar Cola. I massi scesi a valle e staccatisi sul territorio comunale di Bormio non hanno attraversato la statale dello Stelvio. Sono scesi alcuni sassi dalla valle del Provasivo e domani ci saranno degli accertamenti con un sorvolo in elicottero. I pini Curvalta sono qua sotto. Esatto. Però il distacco è in alto, vicino alle rocce. Quindi la strada è interrotta? Sì, sì. O... No, la strada è civile. Questi sassi si sono staccati sul territorio del comune di Bormio e sono ancora sul territorio del comune di Bormio, non hanno attraversato la statale, quindi è tutto a monte della strada statale dello Stelvio. È in programma per la mattinata di domani il sorvolo in elicottero da parte dei tecnici di Regione Lombardia. I geologi saranno così in grado di meglio quantificare la mole di materiale detritico sceso a valle. Nell'agosto del 2020 43 furono le persone sfollate dal comprensorio residenziale di Curvalta dopo la frana che seguì ad un violento nubifragio. Non vi furono fortunatamente né vittime né feriti. Le briglie di contenimento, disposte 10 anni prima sui pendii antistanti alle abitazioni, fecero il loro dovere.